l'industrializzazione occidentale e la restaurazione. Allora, in Inghilterra si svolse e si sviluppò la prima rivoluzione industriale, ma poi l'industrializzazione si diffuse nel resto del mondo occidentale, seppur in modo non solo graduale, ma molto, molto differenziato a seconda dei paesi e anche a seconda delle aree dei paesi, dei diversi paesi. Però possiamo dire che a partire dagli anni 30 la rivoluzione industriale avviene innanzitutto in Belgio, subito dopo, quasi simultaneamente, nella Francia nord-orientale, cioè le regioni francesi più vicine al Belgio, a partire più o meno dagli anni 50, raggiunse la Germania, cominciò l'industrializzazione della Germania. Qualche decennio dopo, diciamo in realtà già alla fine dell'Ottocento, quindi potremmo dire negli anni 70 e post anni 70, in Russia, ma anche nel nord-ovest italiano, e più o meno contemporaneamente, grosso modo forse anche un po' prima, negli Stati Uniti, almeno negli stati più orientali degli Stati Uniti, in particolare nel New England, Massachusetts, ma anche a New York, che più o meno però nella seconda metà dell'Ottocento si industrializzarono, seppure in forma quantitativamente inferiore, anche altri stati come la Svizzera, come i Paesi Bassi, come la Svezia, in parte anche la Danimarca, quindi comunque paesi più piccoli, paesi con popolazioni di gran lunga inferiori, e quindi che diedero comunque un contributo minore alla industrializzazione globale, perché ovviamente le loro aziende industriali erano proporzionate al numero degli abitanti e quindi erano numericamente inferiori. Ma poi sapete che la Svizzera è famosa per invece l'industria degli orologi, l'industria alimentare del cioccolato, ma in realtà poi soprattutto per la finanza, come credo sappiamo. Allora, quindi questa diffusione non a macchia d'olio, o solo se vogliamo parzialmente a macchia d'olio, ma più a macchia di leopardo, della industrializzazione in tutto il mondo occidentale, cambiò non solo il PIL, o meglio i diversi PIL, e poi il PIL complessivo globale, ma, come abbiamo capito dalla scorsa lezione, proprio la composizione sociale di questi paesi. Innanzitutto c'è un dato quantitativo: la popolazione nel corso dell'Ottocento raddoppia, fa un balzo, raddoppia a partire però, attenzione, da una cifra assoluta notevolissima, cioè già all'inizio dell'Ottocento la popolazione constava di quasi 200 milioni, la popolazione europea, adesso stiamo parlando di Europa e non consideriamo gli Stati Uniti. La popolazione 200 milioni, alla fine dell'Ottocento arriva a 400 milioni, quindi raddoppia nell'arco di un secolo solo,
a partire da una cifra assoluta mai vista, quindi molto più significativo, perché anche nel Medioevo, anzi probabilmente ma nell'arco di tre secoli, no, nel basso Medioevo, da 40 a 80, ma nell'arco di tre secoli, e poi a partire da una cifra assoluta, 40 milioni, no, che è un decimo, che no, non è un decimo, fate voi i conti, un quinto, giusto? Matematici. Ok, dunque, a cosa si collega questo balzo demografico di quello che avevamo detto a proposito del concetto di rivoluzione industriale? Si collega alla irreversibilità, ovvero alla, almeno finora, neutralizzazione della trappola malthusiana. Vi ricordate? È chiaro che è anche l'indice di un aumento della ricchezza incredibile, perché come è possibile mantenere 400 milioni se non è aumentata la ricchezza? Certo, con una notevolissima sperequazione economico-sociale, no, nel senso che conto è l'aumento enorme, aumento del PIL complessivo, quindi della ricchezza globale. Un altro conto è invece il reddito pro capite. È chiaro che adesso anche se il reddito fosse spartito in parti uguali tra tutti gli uomini, se all'aumentare del PIL corrisponde il raddoppio della popolazione, è chiaro che a livello di reddito pro capite l'aumento è quantomeno meno considerevole, perché la ricchezza viene spalmata sopra un maggior numero, un numero molto più alto di famiglie, no? Ci siete? Sì, quindi questo aumento notevolissimo del PIL, poniamo che il PIL sia, adesso vi faccio solo un esempio, che il PIL nel corso del secolo globale di tutti i paesi europei sia aumentato del 50%, ma se la popolazione aumenta del 100%, chiaramente il reddito pro capite non aumenterà, nemmeno se fosse equamente suddiviso, non aumenterà del 50%. Allora, quindi in più chiaramente aggiungiamo quanto già abbiamo detto, ovvero il reddito non è, il reddito è forte, è fortemente disuguale, sperequato, e quindi poi abbiamo detto che il costo della forza lavoro è bassissimo perché c'è un eccesso di offerta rispetto alla domanda, quindi l'offerta aumenta molto di più della domanda, che pure aumenta in modo considerevole, la domanda di forza lavoro. Dunque salari bassissimi, dunque redditi bassissimi per la maggioranza della popolazione, e invece profitti da nababbi per l'elite capitalistico-borghese. Quindi grande, grande sperequazione economico-sociale tra borghesia imprenditoriale e proletariato. Ma attenzione, dobbiamo anche evidenziare un altro aspetto. L'Europa dell'Ottocento a livello economico-sociale non è solo un'Europa di enorme crescita demografica, ma è un'Europa di migrazioni bibliche.
di trasferimenti di massa, massicci, dalle campagne alle città, ciò che era avvenuto in Inghilterra nella seconda metà del Settecento, avviene, seppure in modo molto differenziato, in molte altre regioni dei paesi europei. I contadini rovinati, oppure semplicemente attratti dalle offerte di lavoro urbane, abbandonano le campagne e si trasferiscono nelle grandi metropoli industriali, in quelle che stanno così diventando sempre più grandi metropoli industriali. No, tutte le periferie sono fabbriche e quindi poi diventano quartieri dormitorio per gli operai. Nelle campagne molti contadini si trasformano da piccoli proprietari in braccianti, perché rovinati dalla concorrenza delle aziende agrarie capitalistiche, che sono appunto producono con costi minori e quindi vendono a costi minori, e quindi diciamo la gestione familiare, no? I poteri contadini basati sulla gestione familiare tradizionale non reggono la concorrenza. Bene, naturalmente tutto questo poi in modo diversificato, ci sono aree che rimangono arretrate agricole come il Sud Italia, ma non solo il Sud Italia, in Spagna, in Ungheria, per esempio la Boemia si industrializza, invece l'Ungheria non si, la Slovacchia non si industrializza, l'Ungheria non si industrializza, tanto per farvi degli esempi. Quindi, però non teniamo presente questo fattore migrazione interna dalle campagne alle città, quindi urbanizzazione. Dunque c'è anche un'altra modifica fondamentale della, diciamo così, della situazione sociale. La popolazione rurale diminuisce sempre di più a favore della popolazione urbana. Sono stili di vita completamente diversi, è un cambiamento epocale. E in più c'è la migrazione verso l'estero, mondiale, globale, intercontinentale. O meglio, c'è anche una migrazione intracontinentale. Cioè i contadini poveri delle regioni che rimangono arretrate si trasferiscono invece nelle aree, nei paesi o nelle aree industrialmente sviluppate. Per esempio anche alla fine dell'Ottocento dal Sud Italia o nel Nord d'Italia oppure in Belgio oppure anche in Francia oppure negli Stati Uniti d'America oppure in Argentina oppure addirittura in Australia, no? Comincia anche la grande migrazione transoceanica. Quindi c'è un incredibile rimescolamento delle carte nazionali, etnico-nazionali, no? Si formano dei nuovi crogiuoli di ibridazione tra appunto popolazioni di origine diversa, di etnia diversa, di nazionalità diversa. Naturalmente il crogiuolo di tutti i crogiuoli sono gli Stati Uniti d'America, dove c'è proprio il cosiddetto melting pot, no? Ne avete mai sentito? Melting pot, cioè la fusione, ma poi lo sappiamo fino a un certo punto, perché rimangono, no, è un'integrazione molto difficile. All'inizio si picchiavano, si uccidevano per esempio irlandesi e italiani, ma non solo, irlandesi, italiani e autoctoni, presunti autoctoni anglosassoni americani, gli Yankee, i cosiddetti Yankee, cioè gli antichi immigrati dall'Inghilterra, insomma.
più recentemente lo stesso avviene con gli ispanici. Ma allora, questo per darvi un quadro un pochino più colorato, anche se a volte a tinte fosche. In questo contesto si sviluppa la restaurazione, quindi distinguiamo, abbiamo affrontato prima i piani economico e sociodemografico, sociale demografico, la demografia rientra nel ok? Adesso stiamo invece affrontando il livello politico-istituzionale, no? Gli stati. Chiaramente lo sappiamo già, questi diversi livelli sono connessi, interagiscono tra di loro, ma attenzione, questa interazione non procede proprio alla pari, in modo sincronico e simultaneo. In genere il livello politico-istituzionale è sempre un po' arretrato, è sempre più lento. C'è un'inerzia delle istituzioni tradizionali, quindi delle forme di Stato, delle forme di governo tradizionali. Infatti, allora, è chiaro che la restaurazione quando comincia ufficialmente? Nel 1815, con la conclusione del Congresso di Vienna. E poi vedremo. Continua, seppure in forma sempre più debole, fino al 1830-31, in parte, si può pensare anche fino al 48-49, ma adesso ne riparleremo. In questi anni, ancora nel 1815, in Europa non era arrivata la rivoluzione industriale. Ma a partire dagli anni, già negli anni, incomincia negli anni 20, poi negli anni 30 inizia il boom segnalato dalle ferrovie, no? Perché a un certo punto l'industrializzazione sia inglese che europea ha come locomotiva la locomotiva. Ha come locomotiva nel senso metaforico la locomotiva nel senso letterale, no? Ovvero boom delle ferrovie e quindi boom dell'industria metallurgica, siderurgica, meccanica finalizzata alla produzione di locomotive, di treni, di carrozze, di treni merci, di vagoni merci. Perché questo boom? Perché chiaramente il treno, la rete ferroviaria rendeva i trasporti molto più efficaci, molto più veloci, tagliava i costi di distribuzione, i costi di commercializzazione, quindi permetteva di vendere, no, di allargare il mercato e sia nel senso che appunto poteva arrivare in tempi brevi laddove prima non saresti mai potuto arrivare, ma anche appunto con un taglio dei costi che ti permetteva di vendere a prezzi più bassi, e vendendo a prezzi più bassi è chiaro che aumenti, no, lo smercio, allarghi la domanda, perché consenti anche a chi prima non se lo poteva permettere di comprare una determinata merce. È chiaro che allora le aziende e gli stati puntano tutto sullo sviluppo della rete ferroviaria. E lo sviluppo della rete ferroviaria diventa una locomotiva favolosa per lo sviluppo dell'industrializzazione. Ok. Ma tutto questo appunto poi ha degli effetti consistenti negli anni 30, negli anni 40, e infatti già avevamo, vi ricordate, avevamo analizzato il periodo, no, delle grandi rivoluzioni atlantiche, e avevamo visto che già negli anni 20 ci sono delle prime insurrezioni, rivoluzioni
europee 20-21, poi nel 30-31, poi nel 48-49. Le rivoluzioni, queste rivoluzioni politiche seguono lo sviluppo dell'industrializzazione, dell'economia e quindi la nuova composizione sociale, la nuova diversa composizione sociale, la nuova diversa distribuzione dei redditi, della ricchezza. Poi abbiamo contemporaneamente in America le rivoluzioni latinoamericane, ma che partono dal Messico, che quindi riguardano anche il Nord America, non solo il Centro e il Sud America. Tutti questi fenomeni politici sono correlati all'industrializzazione. E quindi da questo punto di vista la restaurazione, tra virgolette, perché tra virgolette? Innanzitutto perché non fu in gran parte più immaginaria che reale, non completamente, però fu più di immagine che di sostanza, e vedremo perché. E poi appunto perché era in un certo senso controcorrente rispetto a, appunto, la tendenza principale, fondamentale, strutturale alla rivoluzione politica, ma in quanto conseguenza di un'enorme, ancora più grande rivoluzione economico-sociale. Cioè i francesi avevano fatto la prima rivoluzione senza la spinta della rivoluzione industriale. Quella era, diciamo, molto più una rivoluzione politica, squisitamente politica, eminentemente politica. Invece queste nuove rivoluzioni degli anni 20, 30, 40, eccetera, sono innescate, stimolate da quella ancora più radicale e ampia rivoluzione che fu la rivoluzione industriale, con tutte le sue conseguenze sociali. Ma appunto tutto questo, i plenipotenziari delle grandi potenze vincitrici di Napoleone, e cioè l'impero russo, naturalmente lo UK, il regno di Prussia e l'impero austriaco, tutto questo non lo sapevano e non lo prevedevano. E quindi al congresso di Vienna loro credono di poter restaurare l'ancien regime. Altro che Napoleone potevano sconfiggerlo, ma la locomotiva no, la locomotiva era invincibile. Allora loro credono invece di poter restaurare l'ancien regime. È stata una parentesi, la rivoluzione francese e Napoleone, una parentesi. Noi adesso archiviamo questa parentesi e torniamo come prima. Allora, da un punto di vista innanzitutto dell'assetto politico internazionale europeo, che cosa stabiliscono? Individuano due principi, uno di forma e l'altro di sostanza. Il principio di forma è il principio di legittimità, ovvero bisogna rimettere ai loro posti tutti i regnanti scalzati da quel farabutto di Napoleone, da quel giacobino sotto mentite spoglie, ladro usurpatore. In realtà vedremo non era possibile, in molti casi era impossibile. Principio invece, secondo principio di sostanza, il principio di equilibrio, che era già stato, che in realtà era già stato usato nella penisola italiana, nella pace di Lodi del 1454, che poi era stato rielaborato, riusato nella pace di Vestfalia, che però era una pace europea, quindi molto più significativo, no? Vi ricordate la pace di Vestfalia nel 1648,
che pose fine alla lunghissima, cruentissima guerra dei 30 anni. Vi ricordate? Allora, il principio dell'equilibrio voleva dire che bisognava trovare un assetto basato su pesi, contrappesi, tale per cui nessuno Stato fosse incentivato ad attaccare briga, cioè a tentare la rischiosa carta di una guerra di espansione. Anzi, no, l'assetto doveva disincentivare il più possibile. Grazie, appunto, c'è un equilibrio, quindi tutti gli stati devono sapere che non gli conviene, non gli conviene. E quindi però pensate a una bilancia, no? In cui ci sono pesi di 5 kg, di 10 kg, di 7,2, e allora devi fare in modo di distribuirli in maniera tale che i due piatti della bilancia rimangano in equilibrio. Allora, naturalmente tutto questo a partire dalla, ovviamente, dalla ricompensa territoriale delle potenze vincitrici, dei vincitori. E quindi la Russia si espande in Finlandia, si espande praticamente in tutta la Polonia, quasi tutta la Polonia diventa russa, ma anche metà dell'attuale Romania, che allora si chiamava, non la Romania, quel territorio si chiamava Bessarabia, quindi il territorio della Bessarabia, no, la metà orientale dell'attuale Romania, diventava russo, quindi grandissima espansione dell'impero russo. Poi la Prussia, che pure perde una parte di Polonia, ma viene lautamente ricompensata, anzi il doppio, con altri territori all'interno della Germania, e soprattutto sempre nella Germania, ma non nel cuore della Germania, bensì sul confine occidentale, quello con l'Olanda, con il Belgio, con il Lussemburgo, quasi al confine anche con la Francia, la regione praticamente della Renania. La regione della Renania era la regione più ricca di giacimenti minerali. E infatti è la regione dove c'è la famosa circoscrizione della Ruhr, non so, l'avrete sentito nominare, R-U-H-R. La Ruhr era proprio l'area, diventa nel Novecento l'area più industrializzata di tutta Europa, perché poi nel Novecento la Germania supera l'Inghilterra, lo vedremo, non dimentichiamocelo. Quindi in questa maniera il Regno di Prussia, altro che, cioè, non era una questione di dimensione territoriale, era una questione di ricchezza economica incomparabile, ma anche di confine con la Francia, quindi di minaccia alla Francia, che in realtà doveva essere appunto un baluardo. Perché viene dato quell'area, con quale motivazione? C'è anche una motivazione di equilibrio, non solo per ricompensare, ma perché il posizionamento dell'esercito prussiano ai confini, quasi ai confini con la Francia, naturalmente rappresentava un baluardo. Era un monito: francesi, state attenti, perché non potete rifare come avete fatto a partire dal 92. L'Austria, meglio, l'impero austriaco, l'impero austriaco, il Lombardo-Veneto, Lombardia e Veneto, ma anche Trentino, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Istria, Dalmazia, Croazia, Slovenia, cioè gli ex possedimenti della Repubblica di Venezia diventano tutti austriaci. E poi, concludo, voi direte, va bene, ma lo UK, che era il perno dell'alleanza, in realtà la vera potenza, massima potenza vincitrice, no, era il Regno Unito, se ne
all'Inghilterra non importa nulla dell'Europa, si prende le isole mondiali, si prende Malta, si prende Mauritius, si prende isole delle Antille, si prende soprattutto il Sudafrica che prima era olandese, Città del Capo che prima era olandese diventa inglese, si prende Ceylon, anche l'isola di Ceylon, e rafforza enormemente la sua egemonia marittimo-commerciale a livello mondiale, la sua potenza marina mondiale. Va bene, poi andremo avanti la prossima volta.